Lampi consegna la tessera di partigiano onorario a Donna Coraggiosa. Il presidente onorario dell'Ampi, Aldo Lanza, con i componenti del comitato Adriana Canclini, Giuseppe Curcio, Francesco Randone e Carmelo Corso, a margine delle celebrazioni del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, erano presenti per una cerimonia organizzata dal Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Si è trattato di un'occasione importante per il movimento antifascista siracusano. Presso l'abitazione della signora Teresa Laurino, donna sensibile ai valori umani e contro tutti i crimini, è stata insignita per il suo impegno a favore dell'antifascismo come valore fondante dell'Unione Europea e per la ripetuta partecipazione alle commemorazioni degli eccidi nazifascisti. Un'associazione che oggi conta iscritti in personalità nel mondo della società civile siracusana ed è presente in tutte le province italiane. L'Ampi si è aperta anche ai giovani, a tutti coloro che si riconoscono nei valori della resistenza e della Costituzione repubblicana, diventando di fatto la casa comune degli antifascisti italiani. Me lo porto dietro da tanti anni, perché sono cresciuta con questa fede e fino all'ultimo. Poi volevo proprio finire la vita così, come si dice, partigiana a tutti gli effetti. È con lo spirito rivoluzionario che ci caratterizza per la difesa dei principi della Costituzione, per la libertà, per l'antifascismo e soprattutto perché una donna come questa naturalmente ha voluto lei stessa chiedere la tessera per legarsi ancora oggi, malgrado i nostri anni, alla vita dell'antifascismo, dell'ANPI, che è la caratterizzazione principale della difesa della democrazia in Italia. Speriamo che questo sforzo venga trasmesso a tanti altri, perché difendere la Costituzione è uno degli elementi fondamentali nel nostro Paese, specie in un momento di crisi politica che attraversa e di tentativi reazionari di calpestare la libertà dei cittadini e la democrazia stessa.